Iniziamo con piccoli passi e grandi celebrazioni. Quando siamo bambini e proviamo a camminare, se cadiamo non fa niente, ci rialziamo, su forza, perché tanto sappiamo che dobbiamo comunque imparare a camminare. Da grandi invece rimaniamo fermi. Perché? Perché abbiamo paura. Abbiamo paura in quanto non pensiamo alla fine, ma pensiamo a metà. Qualsiasi cosa, se visto a metà, può sembrare incompleto o una schifezza. Anche quando sei sulle montagne russe, il momento che scendi non è un granché, il divertimento c'è cioè quando torni a salire. Come fare allora per cambiare lo stesso, per imparare da grandi, nonostante la paura? Con tre passi. 1. Pensa come vorresti essere. Pensa alla fine. Anche se nel fitness è importante la valutazione iniziale del tuo stato di forma, non ti far fregare da quella. Quello che sei in quella valutazione è il tuo passato. Adesso è ora di costruire il futuro. 2. Non fermarti a giudicare a metà. Sei come una pianta che ancora non è in stagione. Non sei pronto. Sospendi. Torna ad uno a pensare a come sarai alla fine. 3. Coltiva l'aspettativa del fallimento. Percorrendo, facendo la strada, imparando a camminare, si cade. Anche nelle grandi aziende va abbandonata la concezione che si fa qualcosa subito bene. L'apprendimento ha una curva. Ricordi cosa ti ho detto delle montagne russe? Iniziamo con piccoli passi, cadiamo, ma arriviamo a grandi cose.